Coach Antonò, Alba, ennesima doppia seduta per il gruppo 2000 di Azzurrina in vista della preparazione del trofeo delle regioni. Sì, ma preparazione è un termine importante. Continuiamo a monitorare l'andamento e la crescita delle atlete. Oggi una buonissima giornata. 2 ore al mattino di grande intensità. Sicuramente c'è un po' di stanchezza dovuta al fatto che alcune atlete hanno giocato nei 2 giorni precedenti. Chi ha fatto anche allenamento, quindi si notava un po' di affaticamento. Però anche adesso in corsa l'amichevole stanno facendo veramente un lavoro lodevole, complimenti alle atlete insomma. Ancora uno one day camp in vista della rassegna di Roma poco prima della partenza, quali sono le aspettative in termini di allenamento e intensità delle ragazze? Se devo fare un ragionamento rispetto agli altri anni noto abbastanza per gli addetti ai lavori che il percorso di crescita ha avuto un andamento positivo, sicuramente da parte di quelle atlete che magari vivono una realtà locale un minimo indietro, usando un termine forte, rispetto alle altre. In realtà aspettative non dovremmo mai averne, sappiamo e dobbiamo sapere quali sono i nostri limiti, andare a lavorare su quelli, con la speranza poi che siano le atlete stesse a comprendere nel lavoro che fanno giornalmente in società su cosa devono lavorare per migliorare. Questo è in effetti l'aspetto più importante. Ci sono aspettative di prolungamento di attività almeno a questi livelli per queste ragazze, al di là poi di quelli che saranno i risultati contingenti del trofeo delle regioni o di rassegne e tornei simili? A livello di settore squadre negli anni è stata richiesta una continuità anche per le atlete che uscissero dal progetto in vista ovviamente di un'eventuale convocazione nelle nazionali di settore. Ora come ora non saprei dire, sarebbe auspicabile sicuramente che nell'ambito del progetto Azzurrina qualche allenamento dedicato alle annate in uscita o comunque alle annate già uscite possa darci una mano, ma soprattutto possa darci una mano integrando le stesse atlete che sono già nel progetto. È stato fatto l'anno scorso. Ero protagonista io come allenatore insieme all'RTT Vincenzo Bifulco e abbiamo notato i miglioramenti delle stesse atlete che poi andranno a fare il trofeo delle regioni. Sarebbe cosa utile, capisco che magari non è facile al giorno d'oggi per i vari impegni che queste atlete sono chiamate ogni giorno a fare, però insomma è uno sforzo in più da parte di tutti.